lungo percorso. Finalmente ho il piacere di presentare la carta archeologica e il sistema informativo territoriale del parco. L'avventura è iniziata qualche anno fa e mi corre l'obbligo di ringraziare chi prima di me ha ideato e condotto questo progetto. In prima istanza la dottoressa Camerata Scovazzo, che è stata colei da presidente del consiglio del parco a sposare questa idea, a proporla e a volerla in maniera decisa. Ringrazio naturalmente anche tutti i componenti del parco, del consiglio del parco, che hanno condiviso e portato avanti l'idea, ed anche un ringraziamento va a chi, come direttore del parco, mi ha preceduto, e che anche loro si sono spesi per raggiungere questo obiettivo. Mi riferisco al qui presente architetto Medi, oggi soprintendente, al dottor Castellana e all'architetto D'Amato, che ha svolto le funzioni di direttore come commissario. Per quanto riguarda la struttura, ringrazio l'architetto Tommaso Gagliardo e il suo successore, diciamo così, il dottor Giuseppe Presti, mentre per i contributi tecnici un ringraziamento va all'architetto Bernardo e all'architetto Sciarra. Per quanto riguarda la serata odierna, ringrazio il professor Belvedere che ha condotto, diciamo, in prima persona questa avventura, la sua gestazione fino ad oggi, e particolarmente la professoressa Pasquinucci, che ci onora della sua presenza e che ci illustrerà da un punto di vista metodologico quello che succede attorno a questo tipo di ricerca. Grazie a tutti, passo la parola al professor Belvedere. Appunto, la sua biblioteca mi piace ricordare oggi, eccolo
collocata nella sede universitaria di Argentina di Villa Genuardi, e che, come è noto, originario della Sicilia, rimane nel nostro ricordo sicuramente come una persona come una figura di grande studioso. La professoressa Pascolucci ha cominciato con degli studi sulla ceramica ellenistica, appunto, di Volterra, è specializzata in archeologia presso l'Università di Genova, dove ha avuto come maestro un altro insigne archeologo, Antonio Giuliano, e poi ha percorso tutta la sua carriera nell'Università di Pisa, dove oggi, appunto, è ordinario di topografia antica. Alla topografia si è avvicinata grazie a un altro grande maestro, Emilio Gabba, con cui ha pubblicato un lavoro che ancora oggi è di fondamentale importanza per il studio della transumanza antica, appunto, in un'interazione tra ricerca archeologica, topografica e ricerca storica che rimane un modello metodologico per i nostri studi. Ricordavo poco fa l'aspetto, il suo interesse verso quelle che le tecnologie, appunto, applicate all'archeologia, in particolare all'archeologia dei paesaggi, e infatti è coeditrice di uno dei volumi. Cinque volumi della serie Archeologico Mediterranean Landscapes, proprio quello dedicato alle tecniche non distruttive per l'archeologia dei paesaggi. È un'altra importante occasione di confronto tra archeologi e tecnici, è stato anche il convegno di Pisa, fatto nel 2005, se non ricordo male, alla fine sulla cartografia archeologica, appunto. E anche in questo convegno, in quella ricerca, larga parte è stata data appunto all'uso delle tecnologie. Una di queste sono le tecnologie GIS che abbiamo impiegato, GIS si dovrebbe dire, ma insomma noi diciamo GIS in italiano, o meglio SIT, cioè il Sistema Informativo Territoriale, appunto, che oggi presentiamo in questo volume, e che non è il volume ovviamente, ma è il sistema informatico che come anche penso sentiremo nell'intervento successivo, oggi penso possa diventare uno degli strumenti efficaci per la ricerca, la tutela e la valorizzazione nell'ambito di questo parco. Noi abbiamo messo, come possiamo dire, le nostre competenze in sinergia con quelle del parco e speriamo, ma sentiremo il giudizio della professoressa Pascolucci, di avere creato uno strumento utile in prospettiva, insomma, perché questo è solo il punto di arrivo della prima fase. Ma ora lo strumento entra in operatività e quindi, come dire, sarà uno dei modi per continuare appunto questa avventura di ricerca e di gestione appunto di questi dati. Vi ringrazio quindi tutti voi che siete qua presenti e immediatamente passo la parola appunto alla professoressa. Grazie per l'invito a venire in Sicilia, in particolare ad Agrigento per questa presentazione. Devo dire che è sempre un privilegio venire in questa splendida regione e essere anche in un parco come questo, un'area così importante, patrimonio dell'UNESCO, nota da secoli, grande riferimento per il patrimonio culturale di tutti e per la quale è stato prodotto un libro che è decisamente importante.
Vi ringrazio molto per questo invito, ringrazio molto per vedere anche l'amico e collega, come si usa dire in queste circostanze, per questa presentazione. Quando si ripensa alle cose che si sono fatte in ormai tanti anni di lavoro, sembra quasi che tutto sia venuto facile. In realtà, come potete ben immaginare, molti di voi fanno questo mestiere, sono nei primi passi di questo mestiere, sono giorni, notti, pianti, sofferenze, freddi e caldi, dedicati alla ricerca e all'elaborazione dei dati della ricerca. Però, tenendo duro, può anche succedere che le cose vadano come si desidera. Quindi ci tengo a dare questo stimolo e questo incoraggiamento ai giovani che penso stiano vivendo giorni non sempre facili. Quindi grazie a tutti, naturalmente anche a voi che siete qui. E le considerazioni che farò sono di carattere piuttosto generale e metodologico per un libro che è così ricco di dati e di risultati della ricerca che è veramente difficile entrare nello specifico di tutto. Se poi ci saranno domande di dettaglio, io sarei veramente lieta che rispondessero i datori della ricerca, dei diretti partecipanti. Comunque, a un'area così importante, l'ho già detto, corrisponde un libro davvero molto importante. Io sono contenta di essere stata, tra virgolette, costretta a leggerlo attentamente, perché ne ho potuto valutare ogni aspetto e ogni dettaglio, come forse non sarebbe accaduto se avessi consultato ai fini della ricerca, semplicemente. E pensavo di dirlo alla fine, ma lo dico da subito, è anche un libro che si legge bene, nel senso che anche i capitoli più tecnici sono dedicati non soltanto a dare i risultati del lavoro fatto, ma anche a spiegare il perché di certe tecnologie e le metodologie di applicazione, come si è arrivati in fondo. Quindi è un libro che non solo gli specialisti possono leggere con profitto, trovando ciò che cercano per le loro ricerche, per le loro indagini, per una metodologia da applicare, ma un libro molto utile per chiunque si voglia affacciare su queste problematiche, e penso che sarà un libro molto utile anche didattica, soprattutto nella didattica mirata allo studio del territorio e alla sua documentazione e elaborazione dei dati. Come credo molti di voi sappiano, il volume è dedicato non soltanto a mostre della città antica, ma anche al suo suburbio, e questo è un altro degli aspetti importanti di quanto è stato prodotto attraverso una convenzione fra la Regione Siciliana e il Parco di Gento e l'allora Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Palermo, che sta cambiando nome nel contesto di rinnovamento della università che stiamo vivendo. Il coordinamento, lo sapete, è stato curato dal professor Vedere insieme al suo giorno 3 luglio, e con numerosi giovani che saranno fra poco. L'inizio risale al 2007, quando sono state effettuate un'indagine bibliografica, di ricognizione bibliografica e raccolta della cartografia storica e della cartografia scientifica indispensabili per portare avanti il lavoro, e dal 2008 sono cominciate le ricerche sul campo. Il fatto che il libro sia pubblicato adesso dimostra che questo enorme lavoro è stato condotto veramente con decisione e rapidità. Per chi non avesse avuto occasione di vedere il volume, dirò che si articola in una serie di presentazioni ufficiali di cui è stato già fatto cenno, una premessa firmata da Oscar Belvedere, una storia degli studi e della ricerca archeologica a cura di Maria Carmela Spagnolo, un capitolo molto
molto intenso e importante dedicato al sistema informativo territoriale, curato da Maria Assunta Pappa e articolato in un'indagine sulla piattaforma GIS, il sistema scrittografico, il sistema di posizionamento GPS e la sua integrazione con il GIS, elaborazione GIS, carte tematiche e linee analisi sui dati. Poi ancora un capitolo sulla metodologia dell'indagine, curato da Belvedere, Burgio, Daniela Lauro, Maria Assunta Pappa, articolato in prospezione archeologica, software ZMAP, su applicazione alle foto aeree, dalla cartografia e riprese aeree archeologiche. Un capitolo dedicato alla carta archeologica con lavori di Giuseppe Fortunato, Arianna Di Miceli, Ferdinando Lentini, Maria Carmela Scarmollo. Un grosso capitolo dedicato ai risultati dell'indagine di Fortunato, Miceli, Lentini e Spagnolo, articolato in area urbana ed area extraurbana, necropoli, aree regionali, suburbio, aree sacre, e infine le prospettive future della ricerca scritte da Oscar Belvedere. Il volume si conclude con una ricca aggiornata bibliografia e diciamo pure fin d'ora anche ricchissimo di documentazione grafica, fotografica e cartografica. Come ben spiegato nella introduzione di Oscar Belvedere, questo lavoro è nato dall'esigenza di produrre non solo una carta archeologica che raccogliesse tutte le informazioni utili per la conservazione e la tutela, ma per realizzare un vero e proprio sistema informativo territoriale, vale a dire uno strumento mirato ad includere le informazioni relative al territorio indagato e al suo patrimonio archeologico, consentendo l'analisi e la gestione dei dati ai fini della tutela e della valorizzazione. Tutto questo anche nell'ottica di un progredire nel tempo della ricerca, applicando una metodologia di lavoro aggiornata e di dimensione di attuazione internazionale. Il primo passo è stato quello di raccogliere le informazioni prodotte negli ultimi due secoli, che sono state sempre puntualmente verificate e, dove possibile, aggiornate, controllate sul terreno e anche innovate tramite una ricerca capillare, quello che oggi si chiama survey, sul terreno, sia nell'area urbana che nel suburbio antico. Tutto ciò ha portato al prodotto carta archeologica che consente aggiornare progressivamente e continuamente i dati raccolti, producendo uno strumento irrinunciabile per l'analisi delle informazioni in modo correlato e sistematico, creando anche, l'abbiamo già detto, uno strumento base per programmare gli interventi di ricerca, tutela e valorizzazione. Per essere valido e utile, un prodotto così inteso può essere ottenuto soltanto attraverso una prospezione archeologica intensiva e sistematica e integrando nella piattaforma GIS le attuali metodologie, integrando i dati della forma GIS secondo le attuali metodologie di posizionamento GPS. Questa indagine ha anche portato a verificare, a monitorare i siti già noti e, come ormai ampiamente dimostrato in ricerche analoghe, ha consentito di individuare numerosi nuovi siti di varia tipologia. Sapete tutti che ovunque si siano avviati progetti di indagine sistematica nel territorio si è moltiplicato in maniera esponenziale il numero dei siti fin
fino a quel momento. Questo accade anche nel nostro contesto, però trattandosi di un contesto come quello che noi stiamo attualmente discutendo e operando, ovviamente l'importanza dei risultati è esponenzialmente portata avanti. Inoltre, nell'area urbana sono state verificate le evidenze della geomorfologia, è stato osservato lo stato di conservazione delle strutture nelle diverse aree. Sono stati acquisiti importanti dati per la costruzione del piano urbanistico antico, sono stati censiti, schedati e georeferenziati gli elementi architettonici dispersi sul terreno, georeferenziate le tombe, guardare quella grotticella in cui la comunità del campo. È stata anche applicata nell'ambito della strategia più aggiornata di survey la registrazione della densità dei reperti per metro quadrato e l'analisi della distribuzione spaziale dell'area interrata ha portato anche a importanti nuove osservazioni in merito alla destinazione funzionale di alcune zone, con approfondimento di aspetti del tessuto urbano antico in ottica anche diacronica. E tutto questo ha avuto anche un riscontro documentale e cartografico utile e importante. Il lavoro include anche la lettura e l'interpretazione di alcune serie particolarmente significative di riprese aeree e di immagini satellitari che sono state accuratamente indagate e le cui anomalie sono state verificate sul terreno. Uno degli scopi di questa specifica indagine era quello di confrontare i risultati acquisiti attraverso l'indagine attuale con un piano urbano che ha fatto storia negli studi dell'urbanistica antica, cioè quello costruito da Schmidt e Grifo nel 1958. E oltre alle verifiche della puntualità delle osservazioni di Schmidt e Grifo, si possono fare delle nuove proposte e degli aggiornamenti. Per la lettura delle riprese aeree è stato applicato un software di ultima generazione, di cui immagino parleranno i tecnici e quindi mi considero esentata da questi dettagli importanti peraltro, e certamente però è molto l'importanza dell'applicazione di questi strumenti che consentono una lettura agile, rapida e approfondita e molto produttiva del territorio e delle serie. Giustamente Oscar Pervedere sottolinea che i risultati acquisiti sono da una parte un punto di arrivo e dall'altro un punto di partenza per altre ricerche. Avremo una nuova stagione di ricerche ad Agrigento, nella città e nel suo studio. La lettura del volume è molto stimolante anche da questo punto di vista. Già semplicemente scorrere le schede della carta archeologica rende evidente come l'individuazione dei nuovi siti e la interpretazione e la individuazione dei riferimenti cronologici sia stata curata e abbia già prodotto dei risultati, però non c'è dubbio che lo studio di dettaglio dei reperti e gli approfondimenti che questi studi di dettaglio portano necessariamente con sé fornirà ulteriori importanti dati. Il SIT naturalmente consente anche di integrare l'indagine più strettamente archeologica con dati di altra indispensabile natura, cioè con i dati paesaggistici, geomorfologici, naturalistici, etnografici e con informazioni relative alla fruizione, ai percorsi di visita e alla loro gestione. Tutto questo quindi consente anche di programmare, impostare, affinare le iniziative scientifiche e culturali mirate al parco.
In tutto questo contesto, ci è stato detto, ma è importante sottolinearlo, è stato indispensabile, fondamentale, irrinunciabile l'apporto organizzativo, logistico e finanziario del parco stesso. Ho trovato molto interessante, ben impostato anche il capitolo sulla storia degli studi e della ricerca archeologica nell'area rigentina, curato da Maria Carmela Spagnolo. Questo capitolo offre un quadro molto articolato e al tempo stesso sintetico, perché rischia di perdersi tanto da iniziative sempre presente, delle osservazioni e degli studi su Agrigento a partire dal XVI secolo e soprattutto poi dalla pubblicazione delle antichità siciliane del Pancrazi. Questa disamina dei lavori pregressi arriva con un buon ritardo fino agli anni 80 fino ad oggi, ritengo molto utile anche perché ha una capacità di sintesi di cogliere i punti di interesse particolarmente apprezzabile. Sistema informativo territoriale con la cavalleria Assunta Papa, abbiamo già detto che si articola in livelli, ha il pregio, anche questo l'ho già detto ma lo ribadisco, di essere organizzato in maniera anche didattica e quindi di poter essere capito, letto da chi si prepara a fare il topografo, l'archeologo in generale, da chiunque abbia interesse a questo tipo di indagine e di documentazione dell'indagine. Anche su questo non mi soffermo, visto che ne parleranno gli specialisti. Anche più delle prime implementazioni, diciamo, del sistema. Nella organizzazione della metodologia dell'indagine sono ribaditi i step applicati, con la raccolta bibliografica, l'acquisizione in formato digitale della cartografia, anche questo è un dettaglio molto importante perché dà ragione della metodologia applicata e della finezza della scansione del lavoro, con l'acquisizione della cartografia disponibile presso l'IGM, il Centro Regionale per il Catalogo di Palermo, gli archivi di Stato di Palermo e di Agrigento, l'Ufficio Speciale per le Regie e Parzelle di Sicilia, che in particolare attraverso la sua documentazione ha fornito un materiale imprescindibile relativo alle antiche vie armentizie, il cui ruolo sappiamo bene è particolarmente importante per capire anche la viabilità delle epoche più remote. La documentazione aerofotografica è stata acquisita secondo una precisa strategia scientifica e abbiamo già detto che da gennaio del 2008 sono cominciate anche le ricerche sul terreno in tutta l'area del parco, cioè 15 km quadrati, come fa questo mestiere, sa bene che sono indagati secondo la metodologia in uso internazionalmente, ma che non deve essere mai dato per scontato come principio, stati indagati attraverso una ricognizione intensiva e sistematica, tenendo sempre ben presente il problema della visibilità dei suoli che condiziona ovviamente i risultati dell'indagine. E con una strategia diversa a seconda che si trattasse del contesto urbano o del suburbio, perché naturalmente il contesto urbano presuppone una indagine di dettaglio molto più specifica, affrontata attraverso una scala appunto di maggiore dettaglio. Non vorrei rubare troppo tempo alla parte più tecnica, mi aiuto a qualche osservazione abbastanza rapida. Nessuno mi ha detto quanto tempo mi era assegnato, credo che sia un ulteriore aspetto della cortesia e dell'ospitalità del Sud, però e dirò che la carta archeologica è stata creata, abbiamo detto, da
parlo in spagnolo, è presentata attraverso schede ricchissime, molto ricche nei dati e ben documentate graficamente e fotograficamente. E infine i risultati dell'indagine ci danno un quadro di sviluppo della città con le conferme e le innovazioni rispetto al quadro scientifico, la conferma che la città, la conferma forse la definitiva individuazione del fatto che l'area cittadina che si estende per 450 ettari, sono tantissimi, non è stata mai occupata intensivamente in tutte le aree e si nota una diacronia nell'occupazione. È stato osservato che la massima prosperità ed estensione si ha in epoca tarda e classica, in età romana si ha una contrazione che è ben identificata e georeferenziata, e poi si ribadisce il concetto che dal IV secolo si verifica un declino dell'abitato con un trasferimento sulla collina di Girgenti, secondo modalità e tempi su cui forse bisogna continuare a lavorare, e arrivando poi nel 1929 alla conquista della collina di Girgenti da parte islamica, che segna una nuova fase di vita. Questo libro si conclude poi con delle prospettive di ricerca scritte da Oscar Peppelier, che sono anche molto importanti e che danno tutta una serie di spunti per il futuro. E io francamente mi sento di spezzare una lancia su una continuità di attività, non solo per l'amicizia con Oscar o con Burgio, ma anche per l'importanza della strategia scientifica di tutto questo, naturalmente. Spezzare una lancia sulla linea della proseguimento delle indagini attraverso scavi, implementazione di dati nel sistema informativo territoriale, che saranno utili non solo dal punto di vista scientifico ma anche dal punto di vista formativo di nuove generazioni di studiosi e non soltanto di archeologi ma anche di geofisici, di applicatori di GIS e così via. E scusate se intendo abbreviare, insomma capite quello che voglio dire. E mi congratulo davvero vivamente con i giovani autori, con i coordinatori, con l'ente Marco della Regione Sicilia, che hanno consentito questa importante realizzazione. Grazie. Ringraziamo la professoressa per questa attenta disamina dei contenuti del volume e per questo invito finale che noi vogliamo assolutamente di buon grado. Penso che sia effettivamente questo il senso dell'operazione che è stata avviata tanto tempo fa e che noi abbiamo sicuramente la voglia di portare avanti secondo le linee tracciate. Invito la dottoressa Parello a illustrarci un po' l'attività che il parco sta cominciando a sviluppare a partire appunto da questo studio. Di una serie di progetti che il parco ha messo in campo di recente, progetti assolutamente empiri, ancora in grande discussione, a partire dalla considerazione che la carta archeologica e il sistema informativo territoriale sono, oltre che un punto di arrivo, sicuramente un punto di partenza. Partendo appunto da questo presupposto, abbiamo
avviato una serie di attività che in questo momento ci stanno mettendo nelle condizioni di discutere veramente delle strategie di inserimento dati nel GIS. Siamo partiti veramente dalle considerazioni che il professor Belvedere fa nelle conclusioni del suo libro. Lui, appunto, in queste conclusioni propone una serie di piste di ricerca. Ovviamente, in primo luogo, quello di implementare il sistema informativo territoriale con i dati delle ricerche precedenti. Altra idea che lui propone, che ci suggerisce, è quello di inserire in un sito generale del parco altri, oltre a livello archeologico, altri livelli. E in terzo luogo, lui dà anche tutta una serie di indicazioni, di piste di ricerca tour per quanto riguarda la città antica. Partendo appunto da questi presupposti, in questo momento sono stati avviati 3 progetti. Abbiamo cominciato a costruire, discutendo moltissimo con la dottoressa Papa, che in questo momento rappresenta il trade union tra il Dipartimento di Topografia Antica dell'Università e il Parco, perché un po' è il, diciamo, veramente il punto di riferimento tra il, quello che è stato fatto e quello che in questo momento stiamo facendo. Una validissima collaboratrice con la quale abbiamo in questo momento un confronto serratissimo e continuo. Abbiamo appunto costruito un database per lo studio e la collocazione dei reperti archeologici e quest'anno abbiamo lavorato sia sul pregresso, cioè c'era negli anni precedenti, era già stata fatta una catalogazione dei reperti archeologici, cioè come dire, è un progetto che va avanti negli anni. Noi quest'anno, avendo costruito una RA in Access, di cui magari adesso parlerò in breve, abbiamo riversato i dati delle precedenti catalogazioni e abbiamo aggiunto altri dati nuovi dalla catalogazione di quest'anno. E poi abbiamo costruito una piattaforma GIS di scavo, perché abbiamo fatto un piccolo saggio stratigrafico, seguendo un po' le piste di ricerca che vengono suggerite dalle ultime interpretazioni delle fotografie aeree che sono state pubblicate nel volume di cui parlerò anche un po' più avanti. E infine stiamo costruendo una piattaforma GIS per l'inserimento della documentazione tradizionale di alcuni saggi stratigrafici, in particolare stiamo inserendo i dati degli scavi stratigrafici che sono stati fatti nel 2005 nel quartiere dell'Istico Romano, la cui cura era stata della dottoressa Lionetti, che in questo momento sta collaborando con noi appunto in questo lavoro. E ovviamente gli obiettivi che ci stiamo ponendo in questa fase, obiettivi sui quali stiamo discutendo moltissimo tra di noi e confrontandoci anche con tutto quello che in questo momento c'è di pubblicato, tutto quello che c'è in rete, eccetera, eccetera, riguardano fondamentalmente la definizione di standard omogenei al nostro GIS, ovviamente, e omogenei a tutto quello che è il mondo, diciamo, del GIS al quale vogliamo riferirci, l'interoperabilità del database su cui stiamo lavorando e ovviamente l'interoperabilità sia delle cose che stiamo producendo noi, sia anche, diciamo, in termini molto più ampi, perché come dire, il nostro obiettivo finale deve essere quello di aprirci, così come avete fatto voi a Pisa con il bellissimo progetto di Mappa Project, e presentare alla fine un web GIS appunto open data, un po' come dire, è il sogno, il punto di arrivo ovviamente di un progetto che capiamo quanto deve essere, sarà lungo e faticoso, però come dire, il punto finale vuole appunto essere quello. Il primo progetto che abbiamo avviato è quello relativo appunto alla creazione di un database per lo studio dei manufatti archeologici, che ovviamente possa essere interrogabile e legato alla nostra piattaforma GIS.
questo è stato veramente il punto iniziale, il punto su cui abbiamo cominciato a confrontarci con non solo con Maria Assunta, che diciamo, rappresenta la nostra esperta in GIS, ma con tutte le persone che hanno lavorato nella catalogazione nel presente e nel passato, e con la quale abbiamo cercato di capire e di affrontare tutta una serie di tematiche. Ah, sì. Ovviamente, dico, per l'elaborazione della proposta scenografico è stata consultata la nostra bibliografia, molta della bibliografia insomma che circola in questo momento, e ovviamente, come dire, il punto di partenza è stata la scheda dell'ICCD, ovviamente, sulla quale abbiamo discusso molto e che abbiamo cercato di, come dire, semplificare per la ragione di rendere quanto più funzionale chiaramente possibile la scheda all'interno abbiamo appunto lavorato sulla creazione, sulla semplificazione della scheda partendo dal modello dell'ICCD. Abbiamo elaborato appunto questo modello in formato Access e successivamente abbiamo anche elaborato una scheda nel formato Excel per le TMA, e oltre a questo abbiamo elaborato un'altra scheda per classi di materiali molto alleggerita rispetto anche alla scheda TMA, che ci serve invece per l'inserimento dei dati relativi ai reperti archeologici all'interno del GIS. Quindi abbiamo creato alla fine anche questo strumento estremamente agile, diciamo che è poi un po' quello che ci serve, diciamo, nel discorso di costruzione del GIS. Il nostro appunto punto di partenza è stato sicuramente l'ICCD, ma abbiamo trovato studi interessanti anche oltre che nella bibliografia, in lavori che in questo momento circolano in rete, per esempio, molto interessante e stimolante sicuramente questo progetto Andromeda Linea, quello diciamo della messa in rete di tutti i reperti del Lazio, dal quale diciamo, abbiamo appreso e capito tante cose, soprattutto come alleggerire le nostre schede. La scheda è composta ovviamente da 34 campi, molto importante, molto rilievo abbiamo dato agli aspetti, ai campi relativi all'appartenente, cioè al luogo di provenienza del reperto e alla collocazione dentro il campo stesso. Quindi noi abbiamo dentro la scheda tutti quelli che sono gli elementi che ci servono poi a localizzare dal punto di vista topografico del reperto e localizzarlo anche nel luogo della collocazione. Tra i campi relativi invece all'analisi del reperto, per quanto riguarda quelli relativi a classe, forma e tipo, abbiamo elaborato degli elementi di termini controllati, ovviamente acquisendo dati degli esami già consolidati, che sono quelli dell'ICCD, quelli che si trovano in bibliografia. Per quanto riguarda i tipi, abbiamo fatto riferimento a quelle che sono le classificazioni più correnti, più importanti per quanto riguarda la classificazione, come dire, delle ceramiche vermigenera, delle ancore d'età romana, cioè abbiamo, come dire, cercato di ancorare tutto quanto a quelle che sono le classificazioni più ricorrenti. Anche per questo abbiamo creato una sorta di vocabolario chiuso, comunque di elenco controllato, in modo che se ci serve andare a cercare, a fare una ricerca per tipo, noi abbiamo, come dire, una velocizzazione della ricerca anche in senso. Abbiamo inserito anche altri campi nella scheda, e sono campi relativi alle analisi archeometriche, con un dato di spunta che è proprio perché noi abbiamo detto sì, abbiamo inserito se sono state fatte o meno, per cui poi magari in un secondo momento uno può effettuare, può utilizzare, come dire, il dato per altro tipo di ricerca. Quello che voglio ribadire è l'importanza che abbiamo dato alla scheda, alla scheda reale, all'attenzione che abbiamo posto alla possibilità di rapportare al territorio i dati identificativi del reperto per consentire di godere le relazioni sia con il suo ambiente del reperto, con il suo ambiente di scavo, che con il contesto generale appunto
del nostro GIS. Per quanto riguarda la PMA, abbiamo anche qui formulato un formato in Excel. Anche questa volta abbiamo preferito alleggerire moltissimo il modello dell'ICCP, che insomma altrimenti dentro un GIS che diventerà veramente sempre più accerchiato, diventerà sempre più grosso e importante, avrebbe girato poco il male. Quindi diciamo anche qui abbiamo fatto la scelta di alleggerire appunto la scheda di partenza. Ovviamente anche qui vediamo che importanza è data alle specifiche di collocazione dei materiali e ai contesti grafici, utilizzando anche qui una terminologia chiusa, quindi una standardizzazione del linguaggio che abbiamo anche cercato di semplificare. Appunto, avevo già anticipato che oltre alla TMA abbiamo creato una scheda semplificata, un'ulteriore scheda semplificata che contiene comunque tutta una serie di dati che ci permettono, come dire, poi l'ancoraggio della scheda materiali al GIS. Il secondo momento è stato quello, diciamo, sicuramente, come dire, forse più impegnativo dal punto di vista del confronto con Maria Assunta, diciamo, da un lato, e con le colleghe archeologhe che mi hanno aiutato in questo piccolo saggio stratigrafico che abbiamo fatto in prossimità dell'area del Decumano, perché per la prima volta abbiamo montato nella storia della ricerca del parco abbiamo montato una piattaforma GIS di scavo. Si è trattato veramente di un piccolo saggio, anche perché, come dire, volevamo metterci alla prova su un lavoro non troppo impegnativo, perché dovevamo testare tante cose, dovevamo, come dire, anche cercare di capire come andare avanti con la documentazione, come fare bene questa documentazione. E anche in questo caso il punto di partenza è stata la carta archeologica. Noi abbiamo aperto un saggio in corrispondenza di una delle linee recuperate dall'ultima lettura delle fotografie, quella che viene pubblicata appunto sulla carta archeologica, perché in una zona molto vicina alla zona in cui noi abbiamo aperto il saggio archeologico, nel 2003 era stato aperto un saggio alla ricerca della prosecuzione del cosiddetto Decumano verso Porta Seconda. In realtà quel saggio non era andato a buon fine perché non era stato poi recuperato il Decumano. Noi, con tutta una serie di calcoli fatti appunto con la dottoressa Papa, partendo dalle indicazioni che venivano dalle tracce di lettura delle fotoaeree, abbiamo posizionato sul terreno un nuovo saggio e abbiamo comunque rintracciato il limite sud del Decumano. Il saggio lo continueremo probabilmente nella prossima estate, ovviamente anche quella sarà un'occasione per ritestare alcuni momenti di costruzione del GIS sul quale ancora ci stiamo interrogando, come dire. Noi stasera vogliamo presentare dati, ma partendo dalla consapevolezza che impiantare un discorso di costruzione GIS intra-site è comunque un lavoro abbastanza complicato. È abbastanza complicato soprattutto quando ci si pone, diciamo, nell'ottica di cercare di farlo bene, soprattutto di continuare bene, così come è partito questo lavoro. Per quanto riguarda la piattaforma GIS dello scavo, abbiamo impostato la fase progettuale su alcuni punti fondamentali. L'attenzione in primo luogo avveniva sul campo, che abbiamo fatto sia con metodologie tradizionali che con misurazioni strumentali, fotogrammetria e anche con fotogrammetria a bassa quota che la mostrerò. Altro punto su cui abbiamo puntato appunto era la georeferenziazione dei dati, la vettorializzazione dell'ambiente GIS, l'associazione topologica degli attributi, la creazione dei database e
ovviamente poi la creazione di archivi grafici e fotografici che loro hanno associato a questa. Tutto questo è stato, devo dire, ampiamente discusso anche da un lato con Assunta Papa, dall'altro lato con Annalisa Amico, che era l'archeologa che mi ha aiutato in cantiere. Siamo, come dire, addivenuti alla produzione di una piattaforma di scavo che ha previsto la realizzazione di 17 livelli in questo momento, a partire, che sono funzionali ovviamente all'interrogazione dei dati e al collegamento agli archivi. Il primo livello è quello della rivista, quello che abbiamo visto. Questo è un altro livello, che è quello della correttatura. Ovviamente un altro livello è quello dei fotopiani, che è questo. Io sto prendendo come dire, una rapida carrellata un po' del lavoro, che è stato impostato. E poi un file US che riporta tutte le riscavole, tutto organizzato con una tabella di attributi utili dei links, con i database esterni, e poi diverse file US che riportano le caratterizzazioni delle vostre delle piante, e poi sempre file US caratterizzazione che riportano la complessità di tutte le caratterizzazioni delle US dello scavo. Qui c'è qualche semplificazione di questo lavoro. In questo momento siamo in fase di ridiscussione con Maria Assunta della interoperabilità dei dati che abbiamo raccolto. Ci stiamo ponendo un bel po' di problemi, alcuni li abbiamo risolti, altri li stiamo risolvendo, perché come dire, lo strumento l'abbiamo costruito, adesso dobbiamo provare la funzionalità dell'utilità. L'ultimo momento, anche questo è un momento in fieri, è quello ovviamente dico per il lavoro della piattaforma gestione di scavo. Ovviamente abbiamo utilizzato le schede OS e TMA che avevamo già testato sul progetto della raccolazione. Abbiamo montato la scheda OS partendo ovviamente dal modello classico, quello dell'ICCT, decidendo in questo momento di non proporre schede US, USM, USM, ma di proporre un'unica scheda US con più campi, in modo che possiamo utilizzare la stessa scheda, diciamo, anche per le unità stratigrafiche murarie e per le unità stratigrafiche di rivestimento. Quindi un unico modello che ci serve per tutto quanto. Ovviamente questa, devo dire, è una sperimentazione, nel senso che, come dire, ci stiamo interrogando insieme con la dottoressa Papa, in questo momento anche con la dottoressa Leonetti, sulla possibilità, come dire, di andare verso la semplificazione anche e la semplificazione delle sfere da inserire, e vediamo come funziona tutto quanto. E l'ultimo lavoro, quello che è attualmente ancora in corso, è quello relativo all'inserimento dei dati tradizionali di scavi precedenti all'interno del nostro GIS. Abbiamo cominciato in realtà con una situazione abbastanza facile, perché quello che i dati che stiamo inserendo sono dati che vengono da uno scavo del 2005, quindi uno scavo stratigrafico ben documentato, eccetera, che in qualche modo, diciamo, ci rende semplice l'inserimento dei dati. Abbiamo cominciato in questa fase abbiamo già fatto l'implementazione del database access per quanto riguarda le schede OS, abbiamo sistemato e scansionato tutti i materiali dei saggi presi in esame, quelli di cui erano state prodotte delle veloci schede RA. Ovviamente abbiamo anche poi collegato le immagini dei reperti all'interno delle schede RA. Abbiamo fatto sul campo con la stazione totale la georeferenziazione coordinate assolute del rilievo generale dell'isola seconda, e poi ovviamente diciamo, questo è un lavoro che
questo momento sta procedendo, che prevede altre fasi di lavoro. Per esempio, dobbiamo ancora organizzare il materiale fotografico, dobbiamo organizzare tutta quanta la processa di scala, cioè le altre relazioni di scala e quant'altro. Probabilmente lì con questo lo faremo e di questo ne stiamo ancora discutendo con una PDF che poi collegheremo con l'Inks alla piattaforma fissa. Questo è quello che in questo momento il Parco ha messo in campo. Devo dire che è un momento di continuo confronto, di discussione, di interrogativi posti, di confronto non solo diciamo tra di noi, ma di confronto soprattutto con quello che è l'esterno, con quello che stanno facendo gli altri, attraverso una lettura continua attenta a quella che è la bibliografia prodotta e attraverso, come dire, un'osservazione attenta di tutto quello che è oggi in rete. Perché, come dire, noi sappiamo che il punto di arrivo deve essere, cioè quello di rendere interoperabile il nostro WebGIS, ma con gli altri WebGIS, cioè con gli altri WebGIS che stanno in rete. Questo deve essere, come dire, il punto di arrivo. Ovviamente il punto di arrivo finale è quello anche dell'open data. Qui, diciamo, ormai, diciamo, concettualmente, diciamo, metodologicamente, forse dovremmo spiegare un po' tutti a voi. Dipinta in questo senso, siete un po' di apripista. Dottoressa Paolo, vuoi dire qualcosa? No, vabbè, tutto è in piedi, chiaramente. La difficoltà che stiamo trovando al momento, secondo me, è maggiore, è che ho apprezzato tanto il complimento che ha fatto quella stessa Pasquinucci, quando parlava del volume, che ha detto che sono stata abbastanza didattica. Quando si parla di GIST Intrasight nella bibliografia che trovo, è difficile riuscire a capire spesso poi come impostare le tabelle. Per esempio, un problema che ci siamo posti 2 giorni fa e su cui abbiamo discusso tanto era come impostare le tabelle TMA per una giusta interrogazione in un'analisi di uno scavo. Negli ultimi 2 giorni non ho fatto altro che studiare queste cose perché mi sono venute 2000 domande e probabilmente ancora non ci sono tutte le risposte e la bibliografia non le riesce a dare perché magari gli articoli devono essere ridotti, vanno in sintesi e poi molte domande rimangono insolute e c'è solamente da provare e riprovare fino a quando non si arriva a una soluzione. Però penso che il confronto sia l'unica cosa possibile e spero di potermi confrontare più presto con altre realtà, proprio dialogando magari con chi si occupa di queste cose. La sintesi di questo discorso della dottoressa Papa è all'Università di Pisa, è disponibile a un dialogo. Sempre la forma cartacea ovviamente è data.
quindi vuol dire, vedo con molto favore questo fervore di iniziativa che è dato, che è conseguente appunto al nostro lavoro, insomma. Quindi penso che avremo anche occasione di collaborare con un'università esterna come l'Università di Pisa e anche di collaborare fra di noi per avviare, appunto, abbiamo già discusso di qualche progetto, se avremo il sostegno della Fondazione Moncada. La collaborazione c'è a prescindere poi da questo, ovviamente la collaborazione c'è, perché riassunta Papa, diciamo così, è una nostra esponente del nostro dipartimento, una risorsa del nostro dipartimento, come tutti gli altri che abbiamo, sono stati citati, e quindi avere la possibilità appunto di continuare questo percorso, insomma, in qualche modo, per vedere appunto quale, per raggiungere un obiettivo che mi sembra oramai indispensabile. Sì, sì, sì. E in questo, come dire, per crescere abbiamo veramente, come dire, necessità di questo confronto, perché le domande che ci poniamo per la singola situazione di scavo, eccetera, eccetera, vanno poi, come dire, discusse e portate fuori da quello che è il primo giorno. Quindi per concludere l'appuntamento è un prossimo seminario congiunto che, come dire, spero troverà la stessa partecipazione di questa serata. E se c'è qualche intervento, guardo proprio appunto i nostri collaboratori e anche i nostri allievi più giovani. Prego, Ferdinando Lentini è uno appunto dei coautori. Ma io voglio chiedere semplicemente se poi il, quel tracciato diario siete riusciti a individuare. Sì, devo dire che il risultato poi è stato quello che ci aspettavamo, così. Dico, qui mi sono perso un po' nella discussione sui malintanti e quindi non ho più capito se la lettura delle foto era una cosa. No, ha dato risposto, sì, tra l'altro di cui io non ho parlato nello specifico del risultato che possiamo, perché come dire. No, ma di solito così, proprio per tutto, perché certo, magari il mostraggio l'avete sbagliato di qualche metro. L'abbiamo trovato, e bisogna c'è la professoressa Papa, sono. Perfetto, quindi sono pronto. Questo è uno dei vantaggi del sistema, che si possono fare misurazioni ben precise e quindi, come già hai detto tu, e come aveva detto anche la collega Pasquinucci, uno dei vantaggi è quello di poter andare a cercare i riscontri sul terreno precisi della mappa di Schmidt-Grifo, cioè andate a vedere appunto quanto sia precisa e quanto va precisato e corretto, perché certamente la mappa, è già stato detto e lo scopro io, è uno dei momenti fondamentali della storia dell'urbanistica greca coloniale, perché è stata questa mappa che ha dato lo spunto per tutta una serie di studi e di ricerche archeologiche mirate all'urbanismo. Però è chiaro che noi dobbiamo passare dalla scala 1 a 10.000 a scale più dettagliate, dobbiamo vedere come l'idea progettuale è stata attuata, perché la mappa ci dà l'idea progettuale, isolati di queste dimensioni, di queste proporzioni, ma poi dobbiamo vedere come nella stesura del piano questo è stato realizzato, inevitabilmente con fasi progressive, con errori anche di misurazione in un'area così vasta, ovviamente, e soprattutto le fasi cronologiche, perché le fasi cronologiche, posto che è chiaro che l'impianto, l'idea progettuale è unitaria, però l'attuazione è avvenuta nel tempo e quindi anche nell'attuazione ci possono essere dei procedimenti
di esecuzione anche differenziati nel tempo, appunto. Quindi gli spunti sono tantissimi, insomma, il sistema ci dà l'opportunità di progettarli teoricamente e poi di andarli anche progettare teoricamente il momento della ricerca e poi andarlo ad effettuare proprio sul campo. Quindi è anche uno strumento, come abbiamo visto, di attivazione dei dati, come si è detto, di gestione, è anche uno strumento, questo ci tengo a sottolinearlo, di ricerca, è uno strumento anche per la futura ricerca. In un'area che è l'area, diciamo, forse meno conosciuta e meno integrata della città, questa la parte, diciamo, ovest della est della città antica, quella, diciamo, della zona di Porta Seconda. Quindi la volontà era proprio quella, mettere contestualmente insieme da un lato la ricerca pure, perché tipo, alla fine era un po' questo il senso, dall'altro lato sperimentare con l'intervento. Grazie a tutti. Volevo dirvi che accanto allo stimolo che ci viene dal volume relativamente alla ricerca, naturalmente ci vengono sollecitate anche riflessioni in termini di progetti di valorizzazione. È un impegno del parco quello di utilizzare la carta archeologica da un lato per definire degli standard da inserire in un protocollo per cui le prossime campagne di scavo naturalmente dovranno essere orientate a implementare il CIS secondo i moduli e le metodiche che nel frattempo si vanno sempre più approfondendo. E inoltre altro obiettivo è quello di definire anche delle ipotesi di studio di percorsi anche di fruizione del parco che non possono assolutamente più prescindere da questo tipo di sollecitazione. Un'ultima notizia è che ci sono pronti per la distribuzione delle numerose copie della carta archeologica, quindi quelli che si sono accreditati a fine dell'incontro potranno ritirare e inoltre vi diamo appuntamento al 1° febbraio per un ulteriore approfondimento sui temi dell'archeologia, in questo caso dell'archeologia tanto antica e medievale, con il professor Progiolo. Grazie a tutti.